Bentrovati al consueto appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. Sono i temi economici a farla da padrone sulla maggior parte dei giornali che vanno in stampa in queste ore, in particolare l'ultimatum tedesco, la Banca Centrale Europea, ma soprattutto le tematiche di casa nostra, l'impegno del governo per fronteggiare l'emergenza economica derivata dal coronavirus, il decreto di maggio, lo scontro che si è creato sulle risorse da allocare, potrebbero arrivare delle riforme addirittura rivoluzionarie. Si parla sui giornali di un taglio delle ore da lavorare settimanalmente, da recuperare con la formazione a parità di salario. Poi c'è la questione del reddito di emergenza, ma parleremo di tutto questo con due ospiti che ho in collegamento. Sono tornati a trovarci Luca Levati, buonasera. Sì, buonasera, ciao. Saluto anche Enrico Paoli di Libero, collega, anche lui collegato. Eccolo qui. Salve, bentrovato, Buonasera buonasera. anche a te, Enrico. Allora, vi faccio vedere anche la prima del Mattino di Puglia e Basilicata. Anche qui si parla di una corsa ad ostacoli per il decretone. La Bellanova, ministra dell'Agricoltura di Italia Viva, batte i pugni per i 600.000 braccianti da regolarizzare. Conte offre ai sindacati un nuovo patto sociale per far ripartire il paese tra modernità ed equità. La maggioranza alle prese con troppi nodi da districare per i nuovi sostegni da 55 miliardi. Il tema è abbastanza forte, la questione è che ci sono 600.000 immigrati clandestini presenti nel nostro paese, c'è un'emergenza economica, un'emergenza occupazionale che dovremo affrontare nella fase 2 e nella fase 3 e credo che affrontarla con la soluzione di regolarizzare i clandestini presenti in questo momento in Italia non sia assolutamente, come dire, la formula migliore. Io penso e spero che quella della Bellanova sia come la solita arma di distrazione di massa. Cioè, sposto il tiro dall'argomento principale per stare su un altro tema. È chiaro che c'è una questione legata alla presenza di immigrati non regolari sul nostro territorio che in qualche modo devono essere sistemati, ma non attraverso una sanatoria tout court, attraverso una sorta di bomba libera tutti, ma attraverso un processo di normale regolarizzazione normato per legge con i passaggi chiari, come è stato fatto in tutti i paesi. Non si può approfittare della situazione di emergenza per sanare un'emergenza storica come quella dell'immigrazione clandestina. Io credo che in questo momento sia un messaggio anche un po' sbagliato che si dà alla manodopera italiana e alla forza lavoro presente in questo paese che in qualche modo sta combattendo con la cassa integrazione che non arriva, con il sostegno alle imprese che non c'è stato, con il decreto aprile che arriverà a maggio, con quei 600 euro che non si sa bene da che parte sono, con le partite IVA in grandissima difficoltà, in grandissima sofferenza. Pensare oggi di risolvere i problemi del paese con la sanatoria nei confronti degli immigrati mi sembra sia veramente fuorviante e anche un messaggio devastante. Detto questo, c'è un problema in alcune aree dove la manodopera, la manovalanza, quella che vediamo anche nelle immagini, è fondamentale, ma non la si può mettere a lavorare con una sanatoria, la si mette nei campi a lavorare con un regolare permesso di soggiorno attraverso un processo di legalizzazione che passi attraverso regole più stringenti. Negli ultimi, diciamo, 2 anni la situazione politica e gli scenari sono cambiati almeno 4-5 volte e credo lo saranno ancora a maggior ragione nei prossimi mesi, perché mi pare di capire che la maggioranza, come dire, ha diversi problemi interni da gestire, però c'è una situazione ancora emergenziale, innanzitutto ancora dal punto di vista sanitario, tutto sommato. Se è vero che siamo nella fase 2 e l'economia tenterebbe di ripartire. La sensazione è che in questa fase, come dire, ci sono troppe questioni aperte, sia appunto per quanto riguarda la parte relativa alla salute, sia per quanto riguarda il rilancio dell'economia, e la cosa ancora più grave, come dire, i contributi che devono dare le aziende e soprattutto in questo momento le persone, perché credo che lo scoglio più grosso in questa fase sia far arrivare veramente i soldi promessi. Sia con la cassa integrazione, sia con gli aiuti alle famiglie, alle persone fisiche, alle aziende che devono ripartire e che nel frattempo hanno già anche sostenuto dei costi.